I genitori non ci si può scegliere e Giulia, 5 anni, ce lo ha raccontato a modo suo, meravigliosamente. Se l'angelo ti indica la pancia sbagliata, tu figlio devi andarci, perché l'angelo ha scelto proprio quella pancia lì, non lo sa nessuno al mondo. Ricordo il capitolo del libro Con occhi di padre, quando l'autore racconta che un ragazzo, Matteo, sostenne che avere una figlia come la sua poteva essere una sfiga. Ognuno ha i figli che ha, e lo stesso vale per i figli, che hanno i genitori che hanno. Non si può rivendicare nessun diritto ad avere figli o genitori secondo i nostri desideri, e questa, a ben vedere, è un'enorme fortuna. Perché chi di noi, potendo scegliere, avrebbe la capacità, il coraggio e lo sguardo lungo necessari per capire chi sarebbero quelli giusti? Sai che ansie, che notti insonni, che gastriti fulminanti prima e che sensi di colpa, che frustrazioni, che rimpianti dopo? Igor Salomone, 59 anni. Anche a scuola questa questione ha la sua bella incidenza. Quante volte come insegnanti, per vedere l'allievo che ci dovrebbe essere dentro il bambino che abbiamo davanti, ci perdiamo il bambino che c'è? E quante volte crediamo che scegliere la maestra sia segno di garanzia. Ricordo ancora bene la meraviglia di aver scoperto nelle insegnanti di mio figlio, completamente diverse dal modello che avevo in testa io, proprio ciò che ci voleva per lui, risultato di una differenza che a priori io non avrei mai scelto. Ed ora riconosco che la vera opportunità mi si è presentata proprio dalla ricerca che si è rivelata grazie ad un vincolo. Scegliere non sempre significa prendere o preferire, a volte può significare perdere delle occasioni. In educazione conta quello che te ne fai delle opportunità che ti si presentano grazie alle persone che incontri e non se queste ultime rispondono ai tuoi desideri. Luna, mia figlia, per me Matteo, non è né una sfiga né un colpo di fortuna. Luna è quello che è. E ogni volta che io riesco ad essere quello che sono, grazie a ciò che lei è, incontro la fortuna. Igor Salomone, Con occhi di padre. Eppure anche le parole nominano spesso delle affascinanti ambivalenze. Spiegare può significare togliere le pieghe, rendere piatto, o anche distendere le ali per volare, muovere verso una coraggiosa impresa, lasciando spazio al mistero e alla meraviglia. Concludo questa mia parte con una rivelazione personale. Il mio annuncio al mondo io l'ho dato così. È nato Amedeo, ricamato a mano da Irene Unetta nel 1998. Io e Irene ancora non ci conoscevamo. A volte le annunciazioni.